Ciao a tutti, io sono Noemi e oggi sono qui con Nico perché con Durex abbiamo deciso di rispondere a una domanda fatidica. Con chi parlare di sesso? Esatto Noemi, ma soprattutto perché proviamo imbarazzo quando si parla di sesso? Lo faremo anche oggi nella seconda puntata di A Luci Accese, il programma educativo di Durex, in cui fanno parte anche questa serie di talk di Durex e Scuola.net dedicati al benessere sessuale a 360 gradi. E anche oggi, Noemi, noi faremo le domande, ma fortunatamente le risposte non le daremo noi, ma delle esperte in materia. Le dottoresse Elisabetta Todaro, psicosessuologa, e Cristina Gritelli, ginecologa e sessuologa. Sì, ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Elisabetta Todaro, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa e mi occupo di educazione sessuale. Ciao a tutti, ben trovati. Io sono Cristina Gritelli, ginecologa, sessuologa e psicoterapeuta e mi occupo di educazione sessuale, di malattie a trasmissione sessuale e di contraccezione. Grazie per essere qui con noi, abbiamo proprio bisogno delle persone giuste. Direi, anche perché proprio l'altro giorno stavamo parlando di questi argomenti e c'era venuto un bel dubbio su come reperire alcune informazioni. In effetti chiariteci questo dilemma. Allora, io quando ho un dubbio cerco su internet, non mi vergogno a dire che faccio questa cosa, ma è una cosa giusta cercare informazioni per quanto riguarda la sfera sessuale oppure no? Perché comunque in teoria anche adesso siamo su internet, quindi... È giusto o no? È una bella domanda, Nico, hai ragione. È giusto a patto di guardare i canali giusti, nel senso che tutti accediamo rapidamente ad internet, velocemente, anche perché è uno strumento molto facile. Oltretutto si può guardare in anonimato, quindi questo ci protegge anche dell'imbarazzo del quale parlavi. Però non sempre le informazioni sono corrette, alcune volte addirittura sono semplicemente opinione personale di chi scrive. Allora, forse quando noi parliamo di infezioni a trasmissione sessuale, gravidanza, sessualità, contraccezione, a far riferimento a siti istituzionali o a società scientifiche che si occupano di divulgare informazioni non soltanto corrette ma anche aggiornate è particolarmente importante. Quindi sicuramente internet rimane un mezzo easy, facile da utilizzare e che tutti utilizziamo, ma a patto di far riferimento a canali giusti e anche di che non sostituiscano al confronto diretto, la richiesta d'aiuto o alle figure di riferimento o a specialisti ad hoc, come qui oggi per esempio. Ma se è meglio parlarne con qualcuno, perché è così difficile farlo? Intanto perché nella nostra società, nella nostra cultura, di sesso si parla ovunque, di sesso, non di sessualità, che poi sono due cose molto diverse. E questo, diciamo, ci fa pensare ed è fortemente legato al fatto che il sesso viene affrontato come un argomento che deve essere naturale, spontaneo, istintivo, per cui diciamo ci passa l'idea che il sesso è qualcosa che noi facciamo, non che questo diciamo sia un male, no? Però fa pensare appunto che non passi attraverso la consapevolezza, l'acquisizione di informazioni, ma quasi come se il sesso è qualcosa che facciamo così spontaneamente, seguendo il momento. Un altro aspetto che forse ci porta a non confrontarci è proprio il fatto che parlandone tanto non viene però riportato come un dialogo aperto, onesto, su che cosa è il sesso, su che cosa ci permette. In genere si pensa anche che possa parlare di sesso chi ne ha molta esperienza e questo in qualche modo rende anche non sensato il fatto di parlarne. E invece non sempre. Cioè, dovrebbe essere il contrario in teoria, esatto. Chi è meno esperto dovrebbe parlare. Anche parlarne è un modo per confrontarsi, per acquisire informazioni, per esserne consapevoli. Quindi, diciamo, oltre a tutto questo che forse sta un po' nel nostro contesto culturale, un grande tema importante è quello del giudizio. Sia il giudizio che in qualche modo noi sentiamo dall'esterno, no? Quindi il fatto che sulle nostre esperienze, sulle nostre scelte, su quello che noi sentiamo di noi, possiamo avvertire
una pressione del giudizio esterno, ma anche un giudizio autoriferito che noi stessi diamo su noi stessi proprio nel confronto con alcune immagini, con alcuni stereotipi che ci vengono dall'esterno e sui quali ci sentiamo un po' insufficienti, insicuri. Questo per esempio su proprio la forma, le caratteristiche dei genitali. Quindi ecco, sono tanti i fattori che portano poi a una difficoltà in questo dialogo, come stiamo vedendo insieme. Ma infatti, a proposito di giudizio, vi racconto un aneddoto molto divertente. Allora, ti racconto come mia madre ha scoperto la mia prima volta, perché praticamente mia sorella, mamma mia, ha trovato un preservativo dentro la mia borsa, l'ha portato a mia madre e le ha detto: guarda quello che fa la tua figlia perfetta. Non vi dico l'imbarazzo, non ve lo dico proprio. Scusa, che poi anche questa cosa, dove sta scritto che bisogna per forza dirlo ai genitori? Nel senso, cioè, che ruolo hanno i genitori in questo, la scuola, gli amici, cioè, perché? Beh, intanto, allora, Noemi, mi viene da pensare che effettivamente tua mamma ha una figlia proprio brava. Nel senso che questo mamma? La tua figlia perfetta. Sì, sono io la tua figlia perfetta. Figlia perfetta, è proprio vero, perché effettivamente una figlia che impara a proteggersi anche con naturalezza e che sa rispettare se stessa nel sesso è proprio una brava figlia, e forse anche i contenuti educativi che sono passati in casa hanno contribuito bene all'esperienza di questa brava figlia. Quindi grazie, grazie, grazie. E poi Nico, questo che sollevi tu è un altro punto importante, perché effettivamente rischiamo di pensare che sia bene parlarne a tutti i costi. In realtà noi possiamo parlarne, questo è il senso, possiamo parlarne, non dobbiamo parlarne. Allora, se la vediamo come una possibilità, certamente il dialogo, il confronto è qualcosa che ci aiuta, ma sempre tenendo conto del fatto che parlarne significa anche parlarne bene, quindi rispettare se stessi e la propria privacy, quindi non che debba essere argomento di dominio pubblico, e anche che selezionare le persone con cui confrontarsi, che sia la scuola, gli amici, la famiglia, ma comunque selezionare persone non solo che possano darci informazioni utili, efficaci per noi, non essere giudicanti, quindi rispettare il nostro punto di vista, ma anche appunto che sappiano rispettare il nostro diritto alla privacy e che poi non mettano questo un po' troppo in piazza. L'elemento del giudizio a volte deriva anche dal contatto con l'ambiente, con il contesto culturale di una persona, quindi con i messaggi che si ricevono in famiglia o a scuola e che possono dare origine a degli stereotipi con cui può essere difficile confrontarsi. E anche su questo discorso delle brave ragazze, però forse attualmente c'è una definizione un po' al contrario, nel senso che le brave ragazze sono quelle che non pensano al sesso, tantomeno alle protezioni. Non sia mai! Esatto. Mai. Invece a me una cosa che imbarazza molto, soprattutto all'inizio, è parlare con la mia ragazza di sesso, inteso come cosa mi piace, cosa non mi piace, eccetera. È normale? Sì, è normale, Nico, capisco, no, quello di cui parli, cioè l'imbarazzo di dichiarare le proprie preferenze, però teniamo pure in considerazione che tutto quello che non è poi esplicitato e chiarito rischia di essere frainteso, rischia di mettere l'altro in errore, soprattutto quando ci aspettiamo che l'altro legga la nostra mente. Allora il passaggio che dobbiamo fare è prima di tutto imparare ad essere chiari. Per essere chiari dobbiamo sapere noi in prima persona che cosa ci piace prima di poterlo chiedere. Per imparare a sapere cosa ci piace la conoscenza, l'autoconsapevolezza e poi la condivisione sono i passaggi importanti. Quindi... E soprattutto tanta pratica. Ah, quindi... Proteggetevi, ma tanta pratica. Quindi non funziona la telepatia? No. Ah, no. Ma se, qui più che mai. Ma se uno non se la sente di parlare con genitori, amici o con il proprio partner, come può fare? Cioè, noi ad esempio oggi abbiamo esperti come voi davanti a noi, ma per tutti coloro che ci stanno guardando, come mettersi in contatto con delle figure professionali? Beh, intanto più che come mettersi, e adesso lo vedremo, anche perché e quando mettersi in contatto
con il professionista. Intanto nel momento in cui ci servono delle informazioni, oppure ci serve approfondire, conoscere meglio qualcosa che noi abbiamo registrato, che stiamo sentendo di noi stessi e che quindi appunto merita una maggiore comprensione. Un professionista è sicuramente una persona che può accogliere il nostro bisogno, la nostra richiesta, informandoci correttamente, dandoci delle informazioni imparziali, non giudicanti, ma soprattutto cercando di aiutare noi ad arrivare a quella che è la soluzione migliore per noi, quindi non decisa da qualcun altro per il suo punto di vista o per il suo bisogno di proteggersi, di proteggerci, ma appunto dando a noi gli strumenti per muoverci nel modo migliore. Un modo per scegliere i professionisti è anche quello di selezionare, magari attraverso le loro attività sul web, quello che ci mostrano del loro lavoro, persone che lavorano in rete e persone che dimostrano di essere sempre attive e vitali nell'aggiornamento scientifico. E poi l'altra cosa che dobbiamo ricordarci è che abbiamo delle strutture che sono nate proprio a sostegno della contraccezione, della sessualità, che sono i consultori. Nel consultorio è uno spazio dove noi possiamo trovare ginecologi, andrologi, psicologi che sono pronti ad ascoltare domande, dubbi, a chiarire dubbi di qualsiasi tipo che riguardano queste tematiche, con informazioni corrette, puntuali, aggiornate, senza critica, senza giudizio. Nella maggior parte dei consultori presenti nel territorio italiano c'è uno spazio, intanto nella maggior parte dei casi sono gratuiti, e poi molto spesso c'è uno spazio dedicato ai giovani, lo spazio giovani, dove almeno in epoca pre-Covid si poteva accedere senza appuntamento. Adesso le cose sono un po' cambiate, però si può trovare accoglienza e risoluzione a tutti i dubbi. E poi l'altra cosa importante è che il momento della scelta del professionista, come diceva Elisabetta, o della decisione di recarsi presso il consultorio può essere anche colto, no, come un momento importante da condividere e per aprire anche un dialogo intorno alla sessualità. E il momento in cui si sceglie un professionista, come diceva Elisabetta, oppure si decide di andare a un consultorio, può anche essere l'occasione per parlarne, per esempio, in famiglia. Anche oggi tanto materiale su cui riflettere. In effetti abbiamo capito che internet può essere un valido canale di accesso alle informazioni per quanto riguarda affettività e sessualità. L'importante però è scegliere i canali giusti, quelli affidabili. Tuttavia ognuno di noi è unico, per cui le regole generali vanno calate sul singolo, attraverso anche il confronto con chi ci conosce, quindi gli amici, la famiglia, la scuola, il proprio partner. Certo, non è sempre facile abbattere la vergogna e la paura di essere giudicati da chi ci sta intorno, ma fortunatamente esistono tanti professionisti a cui rivolgersi, spesso anche gratis presso i vari consultori sparsi sul territorio, che rendono anche la nostra esperienza più semplice proprio perché non ci conoscono e soprattutto devono tenere alla riservatezza rispetto alle nostre confidenze. Esatto, proprio come le esperte che ci hanno fatto compagnia per questa bellissima chiacchierata. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a commentare qui sotto raccontandoci le vostre esperienze. E ormai, come sempre, Luci Accese tornerà con nuove puntate. Nella prossima parleremo di prime volte. Per saperne di più, continuate a seguirci. Ciao! 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 Ciao.